Eccoci qua, siamo arrivati alla Carbonaia che è già stata attivata, siamo con Fabrizio Lorenzelli. Allora, cerchiamo di capire come si organizza una Carbonaia, adesso è già partita. Inizialmente che si fa? Si taglia legni di circa un metro e si accavallano in maniera quasi verticale. Sì, sì, inizialmente si va nel bosco, si taglia la legna, non superiore di 7 cm se possibile, e niente. Poi si pulisce questa piazzola, c'è le piazzole che sono nel bosco, si pulisce e poi si comincia a catastare la legna. Catastato la legna, una carbonaia di media ci viene messo 15 metri di legna, una carbonaia media. Ci dovrebbe sortire una decina di quintali di carbone. Ogni metro di legna 70 kg più o meno, se viene tutto. Di carbone di risultato. Carbone vegetale. Niente. Allora, poi una volta accatastato tutti questi legni vanno ricoperti di terra prima di dare fuoco? Sì, dopo, allora, inizialmente per dargli fuoco nel centro ci viene messo un palo. Quando la carbonaia, la legna è accatastata tutta, si leva il palo e ci resta il foro, diciamo. In quel foro deve partire il fuoco? In quel foro deve partire il fuoco, però prima la legna va coperta con la foglia che si trova nel bosco e con la terra che si zappa tutta a girotondo alla carbonaia. Si copre la legna e a quel punto si fa un piccolo fuoco in terra e con la pala si butta il fuoco dentro il buco. Lo scopo insomma è quello di farla bruciare ma lentamente, perché se brucia, diciamo, se bruciasse all'aria alla fine si farebbe tanta cenere. Se è troppo coperta poi il fuoco muore, insomma deve essere la giusta dimensione che brucia ma lentamente. Sì, niente, dal momento che si è buttato il fuoco e si vede che la carbonaia si incendia, si tappa tutto. Si tappa e poi niente, si fa bruciare appunto la legna a fuoco morto, che per far venire il carbone, per carbonizzarla. Siamo praticamente in cima alla carbonaia, che stai facendo Fabrizio? Niente, ho acceso il fuoco stamane e ora la sto governando, diciamo, ci metto di legni che il buco del camino venga pieno. Praticamente abbiamo detto che il fuoco viene innescato dal centro, in questo modo avete buttato dentro della brace. Sì, sì, quando il camino è pieno tappo tutto e basta. E questo lavoro qui va fatto 3-4 volte al giorno, fino a stasera, e poi basta. Poi sulla carbonaia non ci si monta più. E poi in fondo alla carbonaia, alla base, ci sono dei buchetti, che anche quelli servono per far aspirare l'aria, però in maniera controllata. Aspirare l'aria, sì, perché se no, se ora io tappo qui, levo l'ossigeno e si spenge. Quanto ci vuole, ecco, da quando si dà fuoco a quando il carbone è pronto, a quando quindi è finito il lavoro e si riscopre tutto? Ci vuole 4 giorni. Il quinto giorno, la mattina, di notte, si leva il carbone. Si leva di notte perché se c'è una piccola favilla, almeno si vede, perché con una favilla si incendia tutto il monte. Perché quando si leva il carbone è sempre, sempre caldo, è quasi incandescente, diciamo. Però non è che si dà fuoco e si torna dopo 4 giorni, sarebbe troppo facile. Bisogna accudirlo continuamente, perché a volte potrebbe appunto entrare da qualche parte un po' d'aria, quindi prende troppo il fuoco, oppure potrebbe morire. Insomma, la carbonaia va guardata quasi a vista, periodicamente, insomma giorno e notte. Sì, sì, la carbonaia dal momento che si mette il fuoco dentro va guardata per 24 ore su 24. Poi a seconda della stagione, se tira vento, bisogna venirci di più. Comunque va seguita sempre. La terra con cui viene ricoperta vedo che è nera, questo perché qui è una piazzola in cui sono già state fatte altre carbonaie, quindi lo strato è tutto nero. Sì, sì, di normale, ecco, viene fatto proprio sulle vecchie carbonaie. Comunque, la prima volta che ce l'hanno fatta non era nera, però la legna viene un po' più consumata, diciamo, perché è terra vergine. E circola più aria, insomma, e ci viene meno carbone, c'è meno resa la prima volta. Fabrizio ci ha spiegato come funziona una carbonaia, Paolo, suo fratello, che è consigliere comunale qui a Sassetta, ci spiega invece il progetto, perché non è che questi ragazzi sono venuti qua la mattina giusto per divertirsi, questo è un progetto vero e proprio per cercare di scoprire gli antichi mestieri. Sì,
Allora, questo è un progetto che nasce dalla provincia di Livorno, è seguito in prima fila dal comune di Piombino per la Val di Cornia, dove si è un progetto quadro dove c'è la riscoperta degli antichi mestieri. Sassetta ha presentato un corso per lo scarpellino del marmo rosso di Sassetta a luglio e il corso del carbonaio ora a ottobre. Lo scopo è quello di cercare di far rivivere questi antichi mestieri, però non solo per il piacere di farlo, potrebbe diventare una piccola economia, almeno un'economia di nicchia. Sì, sicuramente abbiamo presentato questi progetti perché crediamo molto nella ripresentazione di questi mestieri, perché non deve essere una rievocazione, deve essere proprio un criterio di lavoro, cioè si lavora, si fa il carbone e si crea una piccola economia. Chiaramente è impensabile oggi di fare il carbone come si faceva 20 anni fa, dove le famiglie stavano al bosco per 6 mesi, per stagioni intere. Nessuno di noi oggi sta una stagione intera, però a questi ragazzi, imparato il mestiere, 2, 3, 4 carbonai all'anno in periodi diversi o contemporaneamente per guadagnare qualche cosa per la sopravvivenza e o abbinare questo mestiere ad altri mestieri, tipo il giardiniere, tipo la raccolta della castagna che qui da noi è stata abbandonata, tipo i prodotti della raccolta della castagna, seccatoi, farine e quant'altro che deriva da questo frutto che ormai non viene più nemmeno considerato un frutto perché oggi c'è una razzia in collina e montagna di questo prodotto, potrebbe essere un'economia di nicchia, cioè presentare questi prodotti di carbone locale, di macchia mediterranea, il non plus ultra del carbone, su un mercato sarebbe l'ottimo. Oggigiorno ne viene fatto grande uso di questo carbone che da altre parti viene chiamato anche carbonella, ad esempio per il barbecue, per prepararsi salsicce saporite e bistecche. E qui però si entra anche in un altro discorso, quello che si trova in commercio molte volte arriva da altri paesi, a volte non c'è neanche scritto da dove viene, perché non è obbligatorio farlo. Si rischia insomma di cuocere una buona salsiccia su del legno, del carbone realizzato chissà come. Sì, innanzitutto, come si è detto prima, abbiamo le condizioni, perché abbiamo la macchia mediterranea, quindi il carbone di questo tipo di macchia, leccio, cerro, arbatro, viene meglio del carbone di montagna, di castagno e di faggio. Secondo voi, il carbone è sul mercato per l'80% proviene da Balcani. Cioè, i Balcani, purtroppo tutti sappiamo la storia dei Balcani, quindi si rischia, come si è detto prima, di cuocere una buona salsiccia su un carbone radioattivo. Insomma, alla fine ci vuole il contatto dei Geiger per vedere se entra in funzione. Sicuramente sì, per questo questo progetto, secondo il mio punto di vista, secondo l'amministrazione di Sassetta, dovrebbe andare avanti, anche per dare una certificazione a questo tipo di carbone, sapere quando si cuoce la salsiccia dove viene cotta. Continuiamo il nostro discorso sulla carbonaia, che abbiamo detto può diventare una economia di nicchia, però può diventare anche un'attrazione turistica. Daniele, ti abbiamo visto arrivare a cavallo insieme a Roberto. Ecco, l'idea potrebbe essere quella di portare gente, come dire, di città che non ne sa granché del bosco, della natura, a seguire una parte dei lavori. Sì, io penso che al di là del valore economico che può avere dopo la commercializzazione di un carbone che, come dicevate prima, ha un valore sicuramente intrinseco, qualitativo, superiore a quello di carbone proveniente da altre zone, però c'è un valore importante, prima di tutto culturale per la comunità, che ha bisogno di elementi per identificarsi, quindi una storia che serve a interpretare il presente guardando il futuro, e questa storia più che essere raccontata va vissuta, cioè questa è un'esperienza di storia vissuta che ha comunque un valore di comunicazione emozionale che è tutt'altra cosa rispetto alla storia raccontata oppure letta. E c'è un valore altrettanto secondo me importante rappresentato da un circuito di turismo culturale che offre spunti a un visitatore, a un viaggiatore, a un attento alle conoscenze dei territori e alla storia dei territori, una storia che può sviluppare progetti, piccoli progetti di impresa che non sono di importanza
piccola. Diciamo, ecco, quindi potrebbe essere, come dire, venduta l'emozione di stare al bosco, di riscoprire anche alcune piante che molti non conoscono, una sughera, un leccio, e magari di passare anche qualche notte in una capanna del boscaiolo potrebbe creare quell'emozione veramente in più che porta a riappropriarsi, a ridiventare, a rientrare in sintonia con la natura. Sono d'accordo con te, cioè un'esperienza sicuramente vibrante, potrebbe essere vissuta da chi vuole scoprire il territorio per quel che è, di chi rinuncia al solito turismo consumistico, no? Banale, fatto solamente di offerta di servizi sterili e poco agganciato al territorio. Questo potrebbe invece rappresentare un elemento forte, rappresentativo del territorio, della storia di una comunità, condivisibile con chi vuol conoscerla, chi la vuol vivere. Ecco, quindi un percorso di storia vissuta da proporre al viaggiatore attento che vuole davvero entrare nell'ambito delle storie del territorio. Siamo in chiusura della nostra puntata di Zona Attiva, siamo partiti da qui e qui torniamo. C'è Ilia che ha messo in forno le sue schiaccette, ora fra un po' ce le mangiamo. Roberto, l'importanza di mantenere, di conservare, di riscoprire queste tradizioni. Io penso che questo sia una cosa importante, e tant'è con te Andrea Grillotti, ormai lo facciamo da 3 anni. Questo compito appunto di documentare tutte le nostre tradizioni, la nostra storia, e penso che anche oggi qui a Sassetta, con l'aiuto di Daniele, Paolo, Ilia e tutti quelli che ci hanno dato una mano, abbiamo fatto un bel servizio, un bel reportage sulle nostre tradizioni, che comunque vanno conservate e vanno valorizzate. Oggi purtroppo si tende a cancellare, anche il progresso tende a cancellare queste cose, queste comunità che comunque fatte di piccole persone, perché Sassetta è un comune che ha 600 abitanti e che per portare avanti il controllo capillare sul territorio, ma anche portare avanti queste tradizioni, durano tanta fatica, però queste sono comunità che vanno comunque sia conservate, aiutate, e non come si tende oggi a accorpare e calare decisioni appunto dall'alto. Io penso che comunque ogni comunità debba mantenere le sue tradizioni, e anche oggi appunto abbiamo dato un contributo perché questo avvenga. Per mantenere queste tradizioni, Fabrizio, i ragazzi stanno facendo il corso che è stato organizzato, vi siete avvalsi anche di qualche... Vieni qua Fabrizio un attimo, ti voglio chiedere una cosa, ecco, chi è che vi ha introdotto a questo lavoro? Avete chiesto consigli agli anziani? Come avete fatto? Io, la mia famiglia ha sempre fatto questo servizio, e sin da piccolino sempre andato dietro a mio zio e facevo questo lavoro. Quindi è una tradizione che già ti portavi dietro? Sì, e niente, questi ragazzi hanno fatto questo corso e si impegnano, se credevo se ne faceva 2 o 3 in più. E allora, a proposito di famiglia, si va da mamma Ilia a vedere se le schiacce sono pronte. Ilia, allora, vediamo un po', lei le sta infornando ancora, però ce ne già un pochine pronte, ce ne abbiamo già un pochine cotte. Si può andare ad assaggiare? Sì, andate. Va bene, allora grazie per averci seguiti, noi chiudiamo con la schiaccina di Ilia, magari anche un bicchiere di vino, grazie, appuntamento alla prossima puntata.